Amici sportivi di Levante Sport TV, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Solo Basket, il nostro contenitore dedicato alla disciplina della pallacanestro, in onda tutti i mercoledì pomeriggio, poi in replica nelle 2 ore successive del palinsesto a seguire, che dedichiamo alle formazioni maschili e femminili del nostro comprensorio, appunto il comprensorio del Levante, che partecipano ai campionati nazionali e regionali di pallacanestro. E partiamo dal campionato nazionale di Serie C maschile, appunto di basket, che vede protagoniste per il nostro comprensorio le delle Neve Seste Levante, del Covo di Nord-Est e Tiguglio Santa Margherita. Ancora una volta un turno in chiaroscuro per le nostre squadre, non riescono mai a vincere tutte e due assieme la stessa giornata. La scorsa settimana era il primo turno del 2011, l'ultimo del girone d'andata, aveva festeggiato la vittoria del Seste Levante in casa e aveva perso invece la Tiguglio, sempre in casa. Nell'ultimo weekend ha preso il via il girone di ritorno, con il Neve Seste Levante impegnato ancora in casa e purtroppo sconfitto da Domodossola, e la Tiguglio invece impegnata in trasferta, che è andata a fare il colpaccio a Varese contro il Campus. Vediamo intanto i risultati completi di questa giornata. Abbiamo detto il primo turno del girone di ritorno, siamo complessivamente alla 14ª giornata, e allora vediamo appunto tutti i risultati. L'altra formazione ligure impegnata in questo torneo nel girone A, vale a dire il neopromosso Azimut Loano, torna alla vittoria battendo una squadra di alta classifica, Mortara, che aveva già perso la scorsa settimana a Seste Levante, finita 73-70 per i savonesi. Vittoria netta casalinga di Busto Arsizio, prossimo avversario della Tiguglio, che ha battuto in casa il Don Bosco Crocetta a Torino per 73-54. Sfida d'alta classifica a Torino, dove il Copacus Torino, appunto capolista, ha battuto il Sette Laghi Gazzadaschiano per 72-68. Si riscatta Tortona, che era reduce da 2 sconfitte consecutive subite prima e dopo la sosta natalizia, ha travolto Trecate, prossimo avversario del Seste Levante, per 93-73. Come detto, il Seste Levante non riesce a mettere a segno il bis, il secondo successo consecutivo, non dà seguito alla vittoria casalinga con Mortara e perde in casa contro Domodossola, squadra che il Sestri all'andata aveva battuto in trasferta. Domodossola si è imposto in via Lombardia per 86-73. Avremo le immagini di questa partita e ascolteremo anche le dichiarazioni di fine gara del coach biancoverde Danilo Gioan. Poi Savigliano, che batte nettamente, questo è un risultato abbastanza a sorpresa, Alessandria in questo derby piemontese, è finita 84-62 per i cunesi. E infine, come detto, il colpaccio esterno della Tiguglio, Covo di Nord-Est Santa Margherita, che ha espugnato il terreno del Campus Varese per 79-73, 2 punti che consentono alla Tiguglio di poter ancora sperare nella salvezza. Allora vediamo la classifica per capire meglio anche la situazione appunto in graduatoria delle nostre squadre, capire un po' gli obiettivi. Al comando sempre solitario il Custorino con 24 punti, secondo Tortona a 22, poi Alessandria segue con 20, a 18 Mortara, a 16 Gazzadaschiano e Domodossola insieme a Savigliano. Poi ancora in zona playoff e in questo momento in lotta per l'ottavo posto, Loano e Busto Arsizio hanno entrambe 12 punti. Ricordiamo, ai playoff vanno le prime 8, poi ricordiamo le ultime 2 disputeranno il playout. E al momento in fondo ci sono purtroppo proprio le nostre squadre. A 10 punti Don Bosco Crocetta Torino e Trecate, a 8 Campus Varese e Neve Seste Levante, chiude con 4 punti la Tiguglio, Covo di Nord-Est, Santa Margherita. Abbiamo detto appunto che abbiamo la possibilità di farvi vedere le immagini della gara della palestra Simone Canepa di Via Lombardia tra il Neve Seste Levante e il Domodossola. Purtroppo il Sestri ha mancato l'appuntamento con la seconda vittoria consecutiva. Arrivava un avversario forte come Domodossola, che la scorsa settimana peraltro aveva battuto addirittura Tortona. All'andata il Sestri riuscì nell'impresa, non è riuscito il team di Danilo Giona a ripetere la stessa prestazione dell'andata e nemmeno la prestazione di 7 giorni prima in casa contro Mortara, quando i biancoverdi davvero sciorinarono un'ottima prova. Contro Domodossola le cose sono andate meno bene. Allora vediamo le immagini che il nostro Alessandro Bellagamba ha effettuato, ha registrato in via Lombardia a Seste Levante, e ascoltiamo anche la dichiarazione di fine partita di Danilo Gioan, coach del Neve Seste Levante. Beh, stasera siamo a commentare una partita molto differente a quella della scorsa settimana, purtroppo. Sembra in una settimana che ci siamo scordati chi siamo e quello che dobbiamo fare. Abbiamo giocato molli per 40 minuti regalando l'impossibile è una squadra che ci ha punito in ogni situazione, lo dimostrano gli 86 punti. Però è chiaro che noi non possiamo scendere in campo con uno spirito del genere, subendo in qualunque situazione di gioco, che fosse pick and roll, che fosse un'azione di tiro, uscire sempre in ritardo regolarmente sui blocchi. Non è nello spirito di una squadra che vuole vincere, che vuole dimostrare di non essere da 8 punti in classifica. Peccato, perché abbiamo dato una buonissima prova sabato scorso e mi aspettavo una prova di spessore.
Niente di tutto questo, dobbiamo ritornare a essere sicuramente molto più umili, perché così quello che facciamo non viene sicuramente premiato. Di fronte abbiamo trovato una squadra che veramente ci ha punito sempre, con percentuali di tiro altissime da parte di tutti, bravi loro. Certo che noi dobbiamo metterci, ripeto, un'altra intensità, perché altrimenti diventa veramente difficile giocare con chiunque. Ora ci aspettano altre due partite per noi importantissime, che sono Trecate fuori e Crocetta Torino in casa, dove dobbiamo fare assolutamente risultato. A cominciare da Trecate, Trecate abbiamo regalato la partita in casa, ora loro si sono rinforzati anche con l'acquisto di un buonissimo esterno. Dobbiamo lavorare, metterci lì e cercare di fare le cose meglio, con più intensità, soprattutto a livello difensivo. Non è un problema di zona, di uomo, è un problema mentale. Se non mordiamo, se pensiamo di essere troppo bravi per sbucciarci le ginocchia, questi sono i risultati. Fin qui il Sesti Levante, con Danilo Giovani quindi rammaricato, dispiaciuto per questa possibilità mancata di centrare la seconda vittoria consecutiva e di risalire un po' in classifica. Il Sestri è penultimo, in questo momento disputerebbe i play-out proprio in un derby fratricida con la Tigullio, non è nemmeno lontano dalla zona play-off, appena 4 punti dall'ottavo posto. La prossima settimana a Trecate, una trasferta molto molto delicata in chiave salvezza, e anche per la possibilità però di risalire verso la zona play-off. E in questo momento invece l'altra formazione levantina impegnata in questo torneo, vale a dire la Tigullio di Santa Margherita, spera ancora di abbandonare l'ultima posizione, magari addirittura di risalire sino al terzultimo posto, che vorrebbe dire salvezza immediata senza dover disputare il play-out. La Tigullio era chiamata, diciamo così, a affrontare uno scontro diretto a Varese contro il Campus, era una sorta di ultima chiamata, perché avesse perso questa partita contro l'altra squadra che è al penultimo posto insieme al Sesti Levante, la Tigullio probabilmente avrebbe dovuto dire addio alla salvezza immediata, si sarebbe dovuta sin da ora rassegnare ai play-out. La speranza invece è ancora accesa, alimentata da questa vittoria meritata da parte dei ragazzi di Luca Macchiavello, che hanno a lungo condotto nel punteggio, hanno soprattutto operato il break decisivo nel secondo quarto, poi sono sempre riusciti a rimanere avanti pur dovendo soffrire, però giocando nel complesso una buona partita. C'è stato l'esordio del nuovo acquisto, il playmaker Andrea Tracchi, un giocatore toscano che viene dalla Serie B2. Aveva giocato in Umbria sino agli ultime due stagioni a Gualdo Tadino, appunto nella vecchia B2, la Serie B dilettanti, un giocatore importante nel ruolo di playmaker che consente anche a Pappalardo di giocare nel suo ruolo naturale di guardia. Poi c'è anche Reffi, l'ala, l'esterno, che sta sicuramente meglio, sta smaltendo i postumi del brutto infortunio di inizio stagione, sta dando un contributo maggiore alla squadra. Anche nel reparto dei lunghi le cose vanno meglio, c'è stato il rientro di Bigoni che ha dato un buon contributo, anche Breghe, Mariani e La Torre si sono comportati bene, e quindi la Tigullio è riuscita a conquistare questa vittoria e può ancora sperare di risalire qualche posizione in classifica, ma chiaramente deve dare poi continuità di risultati. Già nel prossimo weekend i ragazzi di Luca Macchiavello sono attesi da un compito molto difficile in casa con Busto Arsizio. Abbiamo così introdotto il discorso relativo alla prossima giornata, allora vediamo nel dettaglio completamente il quadro del prossimo turno. Sarà la seconda giornata del girone di ritorno, la 15ª giornata complessivamente. Dicevamo del Neve Sesti Levante che sarà impegnato a Trecate, questa è una sfida delicata contro una formazione che all'andata riuscì a espugnare il campo di via Lombardia, il Neve quindi cerca anche la rivincita. Si giocherà sabato sera alle ore 21, domenica alle 18 invece il posticipo ad Alessandria, tra Alessandria padrone di casa e Campus Varese. Sabato sera alle 21 trasferta a Torino contro il Don Bosco Crocetta per il Tortona. La Tigullio, Covo di Nord-Est Santa Margherita, Arapallo ospiterà sabato alle 18:30, quindi nel tardo pomeriggio, Busto Arsizio. È una partita difficilissima comunque per i sammargheritesi. Busto Arsizio è ancora, non è riuscito a entrare ancora in zona playoff, ma è una squadra che ha letteralmente cambiato margine nell'ultimo periodo, ha cambiato allenatore, ha rinforzato la squadra, sta segnando tantissimo, ha trovato anche maggiore equilibrio, è una delle formazioni più in forma del campionato e al momento con una classifica, va detto, un po' bugiarda. Poi domenica alle 18 Domodossola ospita la capolista Custorino, questa è una sfida molto interessante, la capolista va a far visita a un'altra delle formazioni più in forma dell'intero torneo. Sabato alle 21 sfida tra Mortara e Savigliano, e sempre sabato alle 21 quindi in contemporanea per Loano difficile trasferta nel Varesotto sul campo del Sette Laghi Gazzada Schian.
Voltiamo pagina, rimaniamo nell'ambito del basket nazionale, ma dal campo maschile ci trasferiamo idealmente in quello femminile per parlare della B d'Eccellenza femminile, in particolare dell'Autorighi Polisport Lavagna, che ha subito ritrovato la via del successo dopo aver perso la scorsa settimana in casa contro il forte Valmadrera. Le lavagnesi, terza forza del girone A1, hanno vinto in casa di Cantù. Non era una vittoria facile che si poteva dare per scontata alla vigilia, l'Autorighi l'ha centrata e consolida così il terzo posto. Ma vediamo nel dettaglio tutti i risultati di questa seconda giornata di ritorno. Siamo al 13° turno della regular season e vediamo innanzitutto la vittoria di Costa Masnaga, molto netta in casa contro la cestistica savonese, che perde 76-44. Per Savona un altro passo falso, Costa Masnaga la aggancia al quarto posto e l'Autorighi sfrutta al meglio questo passo falso delle savonesi per rafforzare appunto il terzo posto. La capolista Valmadrera non fa sconti all'NBA Genova e lo batte 73-36. Dicevamo dell'Autorighi Polisport Lavagna, è arrivato a questa bella vittoria esterna a Cantù per 74-66. Tra breve ne parleremo in maniera più approfondita. La Pallacanestro Torino, che dopo aver cambiato allenatore, ora è allenata da Renato Caputo, sembra aver cambiato marcia, ha espugnato 64-60 al campo di Novara. E poi Cossato Biella non ha problemi sul terreno del Vittuone, nel testa coda di giornata le piemontesi si impongono con un nettissimo 81-44. Per questa classifica, appunto dopo 13 giornate, due del girone di ritorno, comandano sempre in coppia Cossato Biella e Valmadrera, 22 punti. Terza, solitaria, tranquillamente al terzo posto, in ottima posizione, l'Autorighi Polisport Lavagna, quota 18. Molto staccate le inseguitrici, Savona e Costa Masnaga hanno 12 punti, Moncalieri e Pallacanestro Torino 10, a 8 Novara, a 6 NBA Genova e Basket Cantù, chiude a 4 punti il Vittuone. Due squadre hanno una partita in meno, sono quelle che hanno già riposato nel girone di ritorno, hanno disputato 11 partite anziché 12, si tratta di Savona e Moncalieri. Dicevamo dell'Autorighi Polisport Lavagna, che ha ottenuto questa bella vittoria a Cantù. Cantù non è un campo facile assolutamente, soprattutto per l'Autorighi, che l'anno scorso ci aveva perso. È una squadra che soffre abbastanza, la formazione di Lavagna, quella canturina. All'andata Lavagna vinse appena con un punto di scarto contro la formazione lombarda, che è un po' indietro in classifica, ma ha caratteristiche tali da poter mettere in difficoltà proprio l'Autorighi. Questa volta comunque la formazione di Massimiliano De Santis, pur giocando un po' a sprazzi, ha alternato fasi di buon gioco ad altre un po' meno positive, è riuscita ugualmente a conquistare questi due punti, ha mostrato sicuramente progressi rispetto alla gara d'andata, ha dimostrato progressi rispetto alla scorsa stagione, perché Massimiliano De Santis, interpellato in proposito, ha proprio ammesso come partite analoghe l'anno scorso la sua squadra le avrebbe perse, questa volta l'ha vinta. A questo punto l'obiettivo dell'Autorighi è quello di conservare il terzo posto sino alla fine della stagione regolare. Nel prossimo turno tra l'altro l'Autorighi riposerà, quindi c'è la possibilità magari per le avversarie, le inseguitrici, di recuperare due punti, però tra l'altro sia Savona che Costa Masnaga non hanno partite facili da disputare, l'Autorighi potrebbe quindi comunque conservare anche immutato il vantaggio e poi essersi già tolta, diciamo, il pensiero del turno di riposo e poi da quel momento in avanti scendere sempre in campo tutti i fine settimana, anche se dopo la ripresa c'è da ricordare per l'Autorighi dopo il turno di sosta la difficilissima trasferta a Biella contro il Cossato Biella, squadra che comunque all'andata l'Autorighi riuscì a battere, anzi al momento l'Autorighi è l'unica squadra che è stata in grado di battere la capolista insieme a Valmadrera. Allora, abbiamo già un po' introdotto il discorso relativo al prossimo turno di questo girone A1 della B d'Eccellenza femminile, vediamolo nel dettaglio. Sarà la terza giornata di ritorno, il 14° turno di questo campionato, vediamo che cosa propone il programma. Il programma di questa giornata, un programma, dicevamo, sicuramente interessante, tra breve lo vedremo in sovraimpressione, ricordiamo, girone A1 della B d'Eccellenza femminile, girone 1 della B d'Eccellenza femminile, abbiamo detto saremo alla terza giornata del girone di ritorno, complessivamente il 14° turno. L'Autorighi Polisport Lavagna osserverà il turno di riposo, quindi non giocherà, non scenderà in campo e rimarrà un po', come dire, spettatrice interessata di tutte le altre partite. Eccole qua nel dettaglio, dicevamo, partita difficile per la cestistica savonese, che ospiterà Valmadrera, una delle due capoclassifiche, quindi gara molto impegnativa per la squadra di Savona. Poi Moncalieri, che si giocherà domenica alle 18, sabato alle 20:30 Moncalieri-Vittuone, sempre sabato ma alle 21 Novara in casa contro Cantù, ancora sabato ma alle 18 Cossato Biella sfiderà la Pallacanestro Torino e poi Costa Masnaga giocherà in casa dell'NBA Genova. Giocare a Genova non è mai facile per nessuno, Costa Masnaga proverà a recuperare due punti all'Autorighi, appunto sfruttando il turno di riposo delle lavagnesi, però a Genova contro l'NBA non sarà una partita semplice per le lombarde, si giocherà
sabato sera alle 20.30 al Pala Don Bosco, appunto, di Genova. Come detto, turno di riposo che verrà osservato dall'Autorighi Polisport Lavagna. Sin qui il basket nazionale, abbiamo parlato prima di C maschile nazionale, poi